Buonasera. Alle 12:30 in città è stata avvertita una forte scossa di terremoto anche ai piani bassi degli edifici. Diverse le persone che sono uscite dalle proprie abitazioni per qualche tempo. Alcune scuole hanno telefonato alla Protezione Civile e hanno tenuto i bambini fuori dagli istituti per circa un'ora. I tecnici del comune hanno iniziato a controllare alcuni edifici della città. Azienda USL e Comune hanno emesso un comunicato congiunto sulla vicenda del trasferimento SERT nell'ex casa di cura Villa Fiorita. Il progetto, contestato vivacemente dai residenti, sarà comunque portato a termine, ma, hanno detto USL e Comune, i casi gravi verranno destinati al centro diurno di Colombarone. Novità in casa Graniti Fiandre, si parte con la celebrazione di Maximum, la lastra di 150x300 cm che sta davvero invadendo il mercato con le sue caratteristiche, tra cui il rispetto dell'ambiente. Ascoltiamo l'intervista a Federica Minozzi. Allora, dottoressa, sicuramente si può parlare anche di un 2, forse di un 3.0, perché nuovamente una ripartenza di gruppo e la ripartenza avviene dall'Italia e con un termine importante e caratterizzante, cioè Maximum. Sì, decisamente, infatti scherzando dicevamo non è più un 2.0, addirittura un 3.0, forse siamo andati un po' oltre. Abbiamo realizzato queste grandissime lastre, 150 metri e mezzo per 3, che a vederle effettivamente fa una certa impressione. E questo ci sta aiutando moltissimo a impattare in un modo molto forte sul mercato in generale. Su un mercato comunque difficile, ma aggredito con le giuste condizioni, è sicuramente ancora appetibile. Assolutamente sì, il mercato è molto difficile, soprattutto il mercato europeo. Tuttavia diciamo che se si riescono ad avere prodotti esclusivi e interessanti da un punto di vista commerciale, ci sono grandissime opportunità ancora. Noi su questa Maximum stanno arrivando proprio in questa settimana ordini macroscopici da 15, 20, 30 mila metri alla volta. Inizia stasera la festa bavarese alla parrocchia di Braida, serviti piatti come lo stinco, i wurstel, grigliate miste e ottima birra alla spina. Stasera musica live con i Mummy Boy, domani con la band bavarese Allers e domenica serata anima mia. Presentato in municipio il piano industriale di SGP con l'amministratore unico Corrado Cavallini ed il sindaco Caselli, che hanno comunicato i termini per il salvataggio della società del comune. Tra le altre novità, anche gli incassi dei tributi ex Equitalia, delle quote Acer e la dismissione delle convenzioni con strutture sportive e attività di spettacolo che passano al comune. Passiamo allo sport. Sono arrivate ieri sera le prime notizie ufficiali in casa Sassuolo Calcio. Gianluca Sansone, 20 gol nel Sassuolo di Fulvio Pea, è stato riscattato dalla Sampdoria, che nell'operazione girerà al Sassuolo Jonathan Rossini, alla terza esperienza in neroverde. Ufficiali anche i rinnovi di Paolo Bianco e Gaetano Masucci, che hanno firmato fino al 30 giugno 2014. Rinnovata la comproprietà di Alessandro Longhi con il Chievo. Il terzino bresciano vestirà il neroverde anche nella prossima stagione. Fissata la data del raduno, per domenica 7 luglio allo Stadio Ricci. Per oggi è tutto, arrivederci a lunedì.